Ragazzi, sono qua con l'YBR, l'abbiamo assicurato e tagliandato, finalmente. E la bambina era ferma, la bambina, sì, motocicletta, la bambina era ferma da 3 anni e devo ancora pulirla. Va pulita, però è tutta tagliandata, va che è una meraviglia. Ragazzi, vi aggiorno su questo piccolo particolare e poi passo e chiudo. Come avete sentito ovviamente in giro, tutte le regioni che hanno una spiaggia, o comunque tutte le regioni che sanno che durante il Ferragosto le proprie spiagge vengono attaccate, assediate, hanno attuato la politica spiagge sicure. Cosa vuol dire, ragazzi, spiagge sicure? Spiagge sicure vuol dire che fra oggi e domani, quindi diciamo per 48-72 ore, degli addetti, che non so cosa sono, polizia municipale, no, non credo, forse sono proprio degli addetti alla spiaggia, ti vietano con i veicoli di avvicinarti alla spiaggia. Vi faccio un esempio, ragazzi, mi trovo a Capaci. Voi sapete che Capaci è attaccata a Isola delle Femmine, sono tutto un unico spiaggione. Ebbene, il lungomare che c'è alle mie spalle, che è il lungomare di Isola, che diventa il lungomare di Capaci, lo hanno interdetto al traffico veicolare, ma non al traffico pedonale. Cioè tu praticamente puoi entrare a piedi, ma non puoi transitare in macchina. Voi ditemi che cazzo significa? Cioè come dovrebbe questa cosa evitare gli assembramenti di Ferragosto? Praticamente loro mi hanno vietato di passare davanti alla spiaggia con la moto, ma se io posavo la moto e andavo a piedi potevo andare. Attenzione, mi hanno chiesto se ero residente a Isola. Se ero residente a Isola potevo entrare, ma non è che mi hanno chiesto i documenti, scusatemi. Quindi io potevo tranquillamente mentire dicendo che ero residente a Isola. Quindi ragazzi, queste sono le super manovre difensive di Orlando, di Musumeci e di Conte per proteggere le spiagge dai mortali assembramenti. Da Sicania è tutto, un saluto, divertitevi e assembratevi, bacetto.